Il 3 è un numero infausto per il Toro, perché Cittadella si conferma a campo tabù. 3 partite nella storia, 3 sconfitte. Questa volta a causa di 3 minuti di follia che vanificano il gol di Junco. L'Erdan Corfano di Bianchi schiera Junco davanti con Sghigno alle sue spalle, ma i due spesso si scambiano la posizione. D'Ambrosio alto a destra e Lazzevic a sinistra, mentre Zanetti affianco Bodo a centrocampo. L'ex di turno Junco è subito scatenato nel cercare di farsi rimpiangere dai tifosi veneti. Al quinto antimo riceve palla sulla linea d'offside e calcia con violenza, ma il portiere locale, l'ipocrinito Piero Bon, 41 anni, devia in angolo. Sulla cui battuta lo stesso Junco scambia corto e cerca il gol, ma il pallone sibila a pochi centimetri dai pali Oganei. Ma 13 minuti dopo, Antimo porta il Toro in vantaggio. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo di Felipe, Junco si avventa sulla palla con l'istinto dell'opportunista e sigla il suo primo gol in campionato. Cittadella 0, Toro 1. Antimo ci ha messo davvero poco tempo a diventare uno degli idoli dei tifosi del Toro. Al 35esimo il camerunese giobba a cercare il pareggio per i veneti dalla distanza, ma senza esito. Poi il Toro vive 3 minuti di assoluto blackout tra il 37esimo e il 40esimo che consentono al Cittadella di ribaltare il risultato. Prima Nocentini anticipa tutti, soprattutto Gbonna, su calcio d'angolo in tuffo di testa, siglando l'1-1. E poi Dalla Bona calcia da 40 metri con la complicità di Maello, che praticamente sviene e porta il Cittadella sul 2-1. L'Erga non deve aver gradito, all'inizio di presa attua un doppio cambio nel Toro, in porta Bassi per Maello, in attacco Stevanovic al posto di Felipe. I due nuovi entrati sentono subito protagonisti, al secondo Bassi chiamato all'opera sul tiro violento di Diobarto. Al settimo fuga di Lazzevic sulla destra che cerca sul pallo opposto Stevanovic, che arriva in scivolata ma viene anticipato sul più bello da Manucci. Al 23esimo iniziativa alla sinistra di Garofalo che innesca la sponda di Sghigna e il tiro di Junco deviato in angolo. Sulla cui battuta in mischia Stevanovic reclama il penalty per l'intervento di Nocentini. Alla mezz'ora Garofalo cerca di confermarsi Sant'Agostino ma sulla sua splendida punizione tagliata la traversa nega il pareggio al Toro. Poi il forcing finale al 41esimo angolo di Sghigna è spinta da un difensore veneto girata di Lazzevic deviata in angolo. Lungo lancio in regola di Devezze, Junco impatta di testa ma la palla termina alta. Finisce 2-1 per il Cittadella ma sabato comunale ospitando il Crotone il Toro può iniziare la rimonta in classifica.